Signore e signori, amici ed amiche del calcio dilettantistico, buongiorno e benvenuti dal Campo Gentili in Roma, qui in occasione del terzo turno del girone D del campionato di promozione laziale, ad affrontarsi i padroni di casa dell'Atletico Vescovio contro lo Sporting Montesacro. Arriva qui il fischio che dà ufficialmente apertura alla terza giornata dell'Atletico. Ancora il pallone verso Patrizzi, che vuole la combinazione. Il pallone di ritorno è ottimo per Patrizzi, che va dentro, poi Marziali la schiaccia senza riuscire a dar tanta forza. Pallone ai compagni, poco importa perché può insistere ancora l'Atletico con l'apertura di Francioni, che cerca Patrizzi. Dopo l'intervento del difensore la mette a terra il numero 10, che poi vuole l'imbucata, non riesce però a coordinarsi al meglio Federico Ippoliti, e allora con Bianciardi può far uscire questo pallone lo Sporting. Occhio a Franco, c'è Cialucco che si fa trovare, tanto campo da prendere per Alessio Cialucco, che si dirige verso l'area di rigore. La sterzata di Cialucco che va a terra, è tutto buono. Nelle proteste, e allora il gioco che è ripreso. Abbiamo già raggiunto il minuto numero 20 di questa prima porzione di gioco, che nonostante il parziale di 0-0, nonostante le non tantissime occasioni da gol avute, comunque si sta giocando su buoni ritmi, c'è tanta intensità in campo. Adesso Dominici finisce a terra, il pallone raggiunge comunque il compagno, quindi suggerimento verso Franco. Ottima la sterzata del numero 9 dentro l'area, vuole il mancino Franco, che finisce comodo fra le braccia di Marco Patrizzi. Poca precisione. Allora ci prova ancora lo Sporting con la costruzione sulla destra. Occhio al pallone in avanti per Franco, posizione regolarissima questa volta. Avanza Franco dentro l'area di rigore, Franco col destro, arriva qui il gol dell'1-0 dello Sporting Montesacro, che la sblocca ai 29 minuti del primo tempo. La marcatura è quella di Franco, 1-0. Prendono campo e poi con il mancino va profondo sul centro sinistra, la sfera passa e diventa buona per Marziali, che prova subito con la nuca a suggerire per Pirù. Occhio perché può insistere ancora la squadra di Testardi, fino a quando il pallone non viene recuperato, ma solo per un attimo, dallo Sporting. C'è ancora Barros, vuole l'imbucata, buon pallone fra le linee, arriva il mancino provato da parte di Fausto Iannotta, non male l'esecuzione, solo leggermente larga. Ripartita l'azione per l'Atletico Vescovio, che al di là della conclusione di poco fa di Iannotta, che porta palla adesso, non ha mai calciato verso la porta dal momento in cui ha incassato il gol dell'1-0. Intanto c'è un'apertura di Barros imprecisa questa volta, vediamo se riesce ad orchestrare la ripartenza Dominici, che manda in verticale Franco. Occhio al numero 9, Franco carica il destro largo dell'area, lo scarico è arretrato, Pacelli vuole Dominici, vediamo se prova a puntare Di Giuseppe, no, preferisce mettere dentro. Di Giuseppe riesce a schermare, ma poi ancora da Pacelli a Dominici lo Sporting, rasoiata dentro per Cialucco, che ripropone con la testa, ancora una sponda verso Franco, agganciato, stavolta sì, è calcio di rigore. Aspettalo, aspettalo! Franco contro Fabrizi, fischia Ruino. La rincorsa del numero 9 con il destro, aveva intuito Fabrizi, ma non basta, il pallone in rete, 2-0 Sporting Montesacro, doppietta per il numero 9 e raddoppio al 45esimo esatto, con un parziale più che rassicurante. Un minuto di recupero intanto decretato dal direttore di gara, di cui metà già se n'è andato, io credo che però si andrà avanti fino a 46 e mezzo. Intanto occhio a Dominici, il pallone arriva in avanti, Micheli va dentro da Cialucco, incredibile, segna ancora lo Sporting Montesacro. Dentro il recupero di questo primo tempo arriva anche il timbro di Alessio Cialucco per il gol che vale il 3-0. Fischia due volte Ruino, le due squadre possono andare a riposarsi sul parziale di 3-0 per lo Sporting Montesacro. Decidono i due gol di Franco e poi la terza marcatura di Cialucco, ma poi l'uscita forzata dai 16 metri. Può insistere comunque ancora la squadra di Testardi con Iannotta, Fradeani, il pallone torna ancora fra i piedi del 18 Forgione, poi tentato un altro ingresso nell'area di rigore, è arroccato tutto lì dietro lo Sporting Montesacro. Bel lavoro intanto per Ortiz, il pallone torna ancora a Forgione che va a calciare. Gran destro del numero 18, bella anche la risposta di Smith, che si rifugia in corner per Forgione. Ancora
fra De Ani a farsi trovare al centro del campo, tanto spazio per aprire il gioco sulla destra. Occhio ad Avolio, pronto a passargli dietro Pirù, eccolo il pallone per il numero 7 che va dentro, traiettoria insidiosa che raggiunge dentro l'area di rigore Marziali. Una volta scavalcato Smith, arriva così il gol che accorcia le distanze, il 3-1 dell'Atletico Vescovio. Porta la firma di Marziali dopo 9 minuti di secondo tempo e 3-1. Pallone per Cialucco, se la cava Iannotta ma poi è sfortunato perché il pallone torna fra i piedi di Franco. Buono lo scarico per Scorzoni che trova subito Dominici a sinistra, uno sguardo dentro per Dominici che poi preferisce la traccia corta interna, bel cross dentro per Micheli. Non è riuscito però a dar pericolosità al suo tentativo aereo. Poli un po' fermo nella ricezione, favorito l'anticipo di Cometti che non riesce però a tenere a sé questo pallone. Barros molto largo, Iannotta la chiama, non c'è luce però per farla passare, allora si va per vie centrali, qui grande rischio corso da Sarmiento con il dribbling. Cialucco va dentro da Franco che calcia, interdetta la conclusione da Ledda, poi ancora Franco dentro l'aria, va a terra ma non c'è nulla. Fra De Ani all'indietro, eccolo qui il entrato, cerca l'imbucata, buono il pallone per Sarmiento che va a calciare, c'è una deviazione incredibile, il pallone finisce in fondo al sacco, così l'Atletico Vescovio trova il gol che vale il 3-2 quando sono 20 i minuti che ci dividono dalla fine dell'incontro, 3-2. Allora seguiamo il gioco perché ha fischiato Ruino, si può riprendere con il rinvio di Smith, il pallone non molto profondo, Bianciardi viene scavalcato, la colpisce Forgione, poi Lorenzo Scorzoni alza il pallone, Borelli prova a portarsi sulla sfera che poi torna buona per il compagno, occhio al lancio subito per il neo entrato, c'è la possibilità di calciare ma il destro di Paladini termina alto. Al 90° cambia la partita, il direttore di gara ha estratto un cartellino rosso per un giocatore dell'Atletico Vescovio, fuori Avolio. Pallone che arriva dentro, Barros prova a prolungarla ma è la difesa ad avere la meglio e dunque Ruino può fischiare tre volte, vince lo Sporting Montesacro sull'Atletico Vescovio in trasferta con risultato finale di 3-2.